stavo dicendo, io ero in macchina con lui e andavamo verso la nostra casa di campagna. Passando attraverso un paese, ci siamo fermati davanti a una grande pescheria. Nonno, ti è caduta la foto di nonna, non te ne sei neanche accorto. Che uomo. Ti pare questo il modo di trattare la donna della tua vita? Possibile che non ti ricordi nulla? Proprio nulla. Fa un freddo porco oggi, eh? Ti sei vestito troppo leggero, nonno. Devi coprirti di più la prossima volta, capito? E la spalla come va, eh? Migliora? Cosa ti ha detto il dottore? Anzi, il professore. Quello è tutto matto. Ti voglio dire una cosa. Secondo me, sono molto più bravi i suoi infermieri. Avevamo un proprietario che era un ex utile molto famoso. Siamo entrati, quattro chiacchiere. E al momento del saluto questo mi ha portato un sacco enorme pieno di rane vive. E mi ha detto, tu sei una cuoca famosa, chissà che polenta farai domani ai tuoi ospiti. Sono belli i ricordi, eh? Bubi. Mi ricordo ancora quando trovasti quel ramo e dicesti, toh, sembrano le orecchie di Bubi. E ti venne l'idea di ricavarne un bastone. E ti accompagna tutt'oggi quel diavolo d'un cane. Mi sono avvenute sulle mani, cra, 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 e io avevo un senso di libertà, cra, e di felicità, cra, cra. E la foto? Quando l'avete scattata? La foto della nonna, fammela rivedere. È giovane qui. Lo sai, penso spesso a lei. Era ancora così bella. Mi raccontava sempre delle storie bellissime. Era l'unica in grado di farmi sognare. Sai, mi raccontava dei suoi giorni da signorina, ma soprattutto mi raccontava della sua passione per te, di quando vi innamoraste e di quando, tu questo non lo sai, per ogni parola dolce e sincera che tu le sussurravi, metteva di nascosto nella pasta del pane un petalo di margherita. Diceva che il giorno dopo, tutta la famiglia, dopo aver mangiato quel pane, era più serena. Che bello.
doveva essere proprio bella la nonna. Ti piaceva guardarla, accarezzarle i capelli. Aspetta, com'è che ti chiamava? Ti aveva dato un nome spiritoso. Non mi ricordo. Non mi ricordo, dai, aiutami. Deficiente. Un deficiente, ecco quello che sei, un deficiente. E non l'hai fatto come al solito. Perché non l'hai fatto come ti ho detto, perché? E te lo dico io il perché. Perché sei un cretino. Ecco il perché, un cretino. E comunque, guarda, basta, non ti sopporto più, basta. Nonno. Ciao, come stai? Scusa il ritardo, nonno, è che il traffico oggi è impazzito. Scusa, non volevo dire che sono un po' confusa in questo periodo. Sai, il lavoro, la famiglia, il cane. Dio, che caldo, ma tu non hai caldo, io sto morendo. Anche tu sei ospite qui? Ciao, nonno, devo andare. Scusami se ti ho rotto le scatole. Teresa, quante volte ti ho detto di lasciare in pace Antonio? Chissà cosa ti sarai inventata oggi. Andiamo. Ti va bene che quel poveretto non si ricorda di niente, eh? Teresa! Luca? The lion sleeps tonight. E poi ci siamo incamminati per una stradina nel bosco e abbiamo fatto l'amore. Però quella sera con me dovevi esserci tu. Ma chissà che fine hanno fatto le mie ranocchie. Guarda, ti ho portato dei bellissimi fiori per la tua stanza. Dai, su, buttiamo via questi secchi. Sì, pronto? Angela, ciao! No, assolutamente. No. Ma quando è successo? E dai, su, racconta. Michetta. Scusa un attimo, Angela, nonno, hai detto qualcosa? Michetta. Cosa? Michetta. Hai già fame? Michetta. Angela, scusa, ti richiamo, eh? Ciao. Ero io che la chiamavo Michetta. Michetta. Ma pronto? Ancora? Allora non hai capito. Non insistere. Michetta, ero io che la chiamavo così, perché la Michetta era un pane da mangiare col pane, talmente era buona, come era buona lei, la mia Michetta. Ho riempito d'oro il giardino, perché tu vedessi chiaramente dov'è il cammino e quanti sono i passi. Io ti guiderò finché tu lo vuoi e poi
ho dipinto d'oro il giardino.